Ciao, sono Nicola Bellomo, gioco ovviamente nel Bari e ruolo centrocampista. Gianluca così lascia spazio al Bari, palla per Nicola Bellomo che lascia partire un destro di rara bellezza che si infila sotto la traversa facendo impazzire la curva del Bari ad Andria. Gol del vantaggio per il Bari, targato da un ragazzo che è nativo proprio di Bari, classe 91. È iniziato come un divertimento, è iniziato prima nella scuola calcio free time. Io di solito non giocavo mai a calcio. Mia madre, per farmi uscire un po', mi ha messo in questa scuola calcio al free time a Pigia e di là è iniziato tutto. Inizio all'età di 6 anni. Fino all'età di 10 anni sono stato nel free time, poi ho fatto un provino al Bari e da lì in poi ho fatto 10 anni al Bari. Pensavo anch'io che non sapessi giocare, dovevo imparare. Invece tutto ad un tratto sembrava come se giocavo già da un po'. E quindi il mister, invece di farmi fare la categoria Pulcini, già mi inseriva con gli esordienti. Ah, la prima volta che ho indossato la maglia biancorossa è stata un'emozione fantastica, perché come sai, essendo barese, essendo di Bari Vecchia anche, quindi per noi indossare la maglia del Bari è il massimo, è il sogno di tutti noi bambini. Il mio rapporto con Cristian Galano è iniziato, abbiamo giocato una partita contro, non mi ricordo dove, lui giocava in una squadra di Foggia e quindi noi eravamo imbattuti, arrivano loro, giochiamo, perdiamo 3-4-0, non mi ricordo. E lui faceva il fenomeno. Poi quando è arrivato era un ragazzo tranquillo, non diceva una parola. E poi di lì è nata un'amicizia che è stata subito a pelle, perché lui è un bravissimo ragazzo. Da lì Fedato, arriva Bellomo, il pareggio del Bari, bellissima la giocata della squadra pugliese, ottimo l'assist di Fedato, destro fulmineo da parte di Bellomo, 1-1. Quando ho lasciato Bari per la prima volta, te lo dico, è stato molto difficile, perché lasci la famiglia, lasci tutto, diciamo. Però purtroppo è il mio mestiere, il mio lavoro, e quindi comunque anche quando ero ragazzino pensavo un giorno di lasciare Bari, perché purtroppo ognuno di noi vuole sempre arrivare in alto. Poi tutto ad un tratto ho avuto questa occasione di ritornare e non ci ho pensato neanche due volte. Il gol di domenica, credimi, è come se è stata la prima volta, perché ritornando dopo tanti anni, con una tifoseria che tanti anni fa non l'ho vista così e quindi lo aspettavo da tempo. Volevo far gol a tutti i costi il prima possibile. Per fortuna è arrivato, specialmente qui a Bari e sotto la curva 9. No, lo spogliatoio, diciamo che ho ritrovato lo stesso di 3 anni fa, anche se sono cambiati tanta gente, però comunque il clima, l'armonia nello spogliatoio è sempre stata la stessa. La cosa che mi ha colpito del mister, al di là dell'allenatore, è un uomo. Ti dice le cose in faccia, come stanno, e non prende in giro nessuno. Il sogno più grande, come ognuno di noi, è giocare nella nazionale e fare un mondiale. Ognuno punta al massimo, poi se si riesce è bene, se non si riesce comunque l'importante è averci provato. Anche perché da bambino ho fatto tutte le nazionali. Sono arrivato anche alla Nazionale A l'anno scorso con uno stage con Prandelli. No, i tifosi non c'è da dirgli niente, anzi bisogna solo ringraziarli per il sostegno, l'affetto che ci danno. Quindi alla fine è normale, ognuno di noi vuole fare qualcosa di importante, perché questa piazza merita tanto. Per me la cucina barese ha tutto di diverso, ma non per offendere qualcuno, però come si mangia a Bari non si mangia da nessuna parte. E penso che l'hanno detto tutti, anche chi viene dal nord, la cucina barese per loro. E poi l'altro piatto mio preferito è la frutta di mare. Polipi, allievi e tutto il resto. Crudo. Crudo, dai. Come si dice a Bari, le braccio. Ciao, Agnò.
ci vediamo la prossima volta e nomino Pasquale Scattarelli.